Prima di addentrarmi nei temi del video, vi faccio vedere un breve collage delle immagini raccolte oggi dal mio collega Romeo Agresti, dalla mia amica Sara Vendola, del mette assieme il mio amico Edo. Vi faccio vedere un po' tutti i reduci della nazionale italiana, campioni d'Europa, e i reduci della spedizione della Coppa America, insomma, Cuadrado, e poi c'era anche Morata, che non c'entrava niente con la Coppa America, naturalmente lui ha perso. Ho perso con l'Italia, però basta, adesso è un giocatore della Juve. E, insomma, guardatevi un po' di immagini, poi parte direttamente il video. Ciao, alla prossima! Lo so, vi avevo promesso il mare, lo so, però si vede, un pezzettino mi sembra lì si vede, si è ingrandito un po' lo schermo, si vede. Ci arrivo gradualmente, non che non ci sia stato, c'è stato anche oggi, ci mancherebbe altro, però ho aspettato un pochino a fare il video quando ormai sono risalito. Domani vi prometto che lo faccio dalla spiaggia, vi prometto che vi faccio vedere il mare di Rio, oddio, cioè, non che fosse il mare delle Maldive, no, non dicevo vi faccio vedere il mare delle Maldive, no, il mare di Rio, però, insomma, è sempre il mare ed è sempre bello essere qua. Ragazzi, sto cercando conferme sulla questione Isco, non ne sto trovando. Anche perché il signor Isco è forse il quarto anno a fila che viene accostato alla Juve, quindi uno dopo tre accostamenti consecutivi pensa anche che sia finita la storia, no? Mi ha ceduto un attimo il gomito, che sia finita la storia di questo accostamento che non ha mai avuto riscontri, non ha mai avuto conferme negli anni passati. Però, visto che insomma, si insiste, quarta volta che il suo nome viene accostato a quello della Juventus, bene, vediamo un po' di approfondire. Però in questo momento non sono riuscito ad avere nessuna conferma. Appena le ho, naturalmente attraverso i social, attraverso i canali ufficiali, chiaramente ve la darò. È ovvio che si tratta di un giocatore importante, però evidentemente non così importante per il Real Madrid, se lo lascia andare via Isco. Se non sbaglio non ha ancora 30 anni o comunque giù di lì e quindi seguiamo la vicenda. Non è un'alternativa ovviamente a Locatelli, perché si tratta di due giocatori piuttosto diversi, piuttosto differenti, però insomma, vediamo. Sulla trattativa Locatelli nel frattempo mi siedo e vi do un altro sfondo. Ok, eccoci qua. Nel frattempo mi siedo sullo stendino, però fa schifo, posso dirlo, con vista stendino fa schifo, no, non mi siedo più. No, sul fronte Locatelli non ci sono altre novità, è passato un giorno e a mio avviso è un giorno, come dire, regalato alla rottura, ma intendo dire alla rottura di scatole da parte della Juventus, no, alla rottura della trattativa. La trattativa è sempre lì, Nedved ai nostri microfoni l'altra sera, Tofeo Berlusconi ha detto c'è la volontà di chiudere, vogliamo chiudere, se vogliamo il giocatore perché vogliamo chiudere, lui vuole noi, quando c'è una trattativa bisogna discutere di tanti particolari. Però i tanti particolari sono il conquibus e finché non si trova un'intesa su una mezza via tra quanto chiede il Sassuolo, che però non vuole sentir parlare di mezze vie, e quanto offre la Juventus, è chiaro che è difficile, è chiaro che è difficile. E il Sassuolo poi vuole un riscatto incondizionato, la Juve lo vuole sottoporre a condizioni, ma è normale, il riscatto è quasi sempre sottoposto a condizioni in questi casi, no? Per cui, non lo so. Io ogni giorno che passa comincio a... Guarda, sono stanco io di parlarvene, figuratevi voi quanto può essere stanca la Juventus a portare avanti la trattativa. Non lo so, se prima ero, come dire, comunque fiducioso sul buon esito della trattativa, adesso onestamente vacillo un po' da questo punto di vista. Mentre si è sbloccata la situazione relativa alla difesa, ossia Tottenham sta per acquisire ufficialmente Romero dall'Atalanta, 50 milioni di bonus, 50 milioni di bonus, là ragazzi i soldi ci sono e girano e li fanno girare, qua invece girano altre cose, vedere i soldi che girano là,
è tutto concatenato, il che sblocca comunque tutto l'affare relativo a Demiral alla Juventus, sì, scusate, dalla Juventus all'Atalanta. Si vede che sono in vacanza, quindi mi perdo un po'. Per una cifra attorno ai 25, forse qualcosa di più, io penso qualcosa di più, nel senso del riscatto, qualora l'Atalanta esercitasse il diritto di riscatto. Vedremo, è un'operazione che accontenterebbe il giocatore, accontenterà a questo punto, viene da dire, il giocatore, perché vuol giocare. La Juventus però non lo vuole perdere del tutto e quindi praticamente lo dà in prestito, ok? In prestito, con diritto di riscatto d'Atalanta. La Juventus può sempre opporsi, non c'è un obbligo, eccetera. In molti di voi mi hanno chiesto, ma perché vendere Demiral e rinnovare il contratto a Chiellini? Allora, innanzitutto non li metterei sullo stesso piano, no? Perché per Chiellini vale il discorso di una vita in bianco nero e il discorso di una affidabilità che ancora dà dal punto di vista tecnico, poi non sarà la stessa che dà dal punto di vista fisico, ma la Juventus ha dimostrato e Chiellini stesso ha dimostrato di saper gestire se stesso in questi anni anche dal punto di vista fisico. E poi c'è un altro ordine di considerazioni, ragazzi. Muovere giocatore significa muovere denaro. Il prestito di Demiral sarà oneroso, quindi la Juve incasserà più di quanto ha esborsato per rinnovare il contratto a Chiellini. Ormai si vanno a guardare anche le briciole, in questo caso non saranno briciole, ma si va a guardare la virgola. Ok, sono stato chiaro? Questo è un altro esempio che vi dà l'idea del fatto che ci siano pochissimi soldi a disposizione e che laddove si intraveda solo la possibilità di monetizzare con prestito, concessione definitiva o quant'altro, la si sfrutta fino all'ultima possibilità, fino all'ultimo centesimo, perché questa è la situazione. Far girare i giocatori significa far girare denaro. Far girare denaro fa girare altri giocatori. È una specie di circolo vizioso, in questo caso positivo, perché si muove tutto il movimento, capite? Poi è chiaro che a conti fatti se resta Rugani, è Rugani a prendersi il posto di Demiral. Se non resta Rugani, e anche qua è tutta una situazione in divenire, c'è da capire cosa vuole fare la società con questo giocatore che l'anno scorso ha mandato a giocare in prestito prima al Rennes e poi al Cagliari, non è stato titolare nel Rennes ma lì ha avuto dei guai fisici, è partito molto bene col Cagliari, poi qualche partita l'ha vista dalla panchina subentrando molto spesso, comunque è stato mandato via l'anno scorso in prestito. Bisogna capire cosa fa la Juve con Rugani, dopodiché se Rugani dovesse lasciare ancora la Juventus, ecco che ci sarebbe l'alternativa Milenkovic della Fiorentina. Milenkovic è un giocatore sicuramente molto interessante, anche perché è un giocatore, oltre ad aver dimostrato determinate doti, determinate qualità, è un giocatore in scadenza di contratto al 2022. Quindi, essendo un giocatore in scadenza di contratto al 2022, la Fiorentina non può sparare grosse cifre per l'acquisizione del suo cartellino. Vedete che tutto alla fine gira e rigira, va a finire lì: risparmiare, investire qualcosa laddove è possibile, ricavare qualcosa laddove è possibile, ma tutto estremamente calcolato, quasi al centesimo. È finita l'era e chissà quando ricomincerà, forse non tornerà mai più come prima, ma è finita l'era dei grossi esborsi economici, specialmente da parte di certe società italiane, che la pandemia ha messo in ginocchio, e a maggior ragione la Juve ha patito più di altri perché è stata messa in ginocchio, anche lì gira e rigira, si va sempre su quel nome, è stata messa in ginocchio nel momento in cui era passato un anno e mezzo dall'investimento su Cristiano Ronaldo. Ragazzi, voi potete fare tanti giri di parole, no, io non sto dando la colpa a Cristiano Ronaldo, assolutamente, non è colpa sua, è la sfiga che, se vogliamo, ha colpito proprio nel momento in cui la Juventus aveva investito quella grossa cifra su acquisto e ingaggio di Cristiano Ronaldo,
si stavano cominciando a vedere i primi risultati, diciamo, dell'ammortamento, i primissimi risultati, che sono stati massacrati da quanto ha comportato la pandemia. Ecco perché la Juve sta patendo più di altre società la situazione, o meglio, più dell'Inter non credo, ma comunque la Juve è una di quelle che patisce maggiormente la situazione che sta scontando attualmente quanto è accaduto. Se qualcuno non l'ha ancora capito, è bene che se lo metta nella testa, perché mi sembra di capire che c'è ancora gente che non c'è arrivata a capire questa cosa qua. E quindi, onore al merito di una società, poi so che adesso mi tiro addosso tutte le critiche del mondo, da parte di alcuni, non di tutti, che è riuscita nonostante tutto a far fronte con un aumento di capitale che darà i suoi benefici però da settembre in avanti. Adesso la società deve fare con quello che ha, cioè poco. Detto questo, in settimana incontro per piani, dovesse andare in porto Locatelli, rimango dell'idea che la Juve avrà il centrocampo più forte della Serie A e rimango dell'idea che la Juve sarà la squadra da battere nel prossimo campionato. Io ve la butto lì. Segnatevelo, se avrò sbagliato, amen. Finalmente magari per qualcuno di voi mi cospargerò il capo di cenere, ma io sono di questa idea. Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale, a quello di mio figlio, mettete i like, seguitemi sui social come state facendo, e vi ringrazio, vi faccio vedere ancora uno spicchietto di mare, o è lì? Non riesco a capire dal video, forse è lì. Vabbè, comunque c'è, lo vedete al di là delle piante. Ciao, al prossimo video, ciao.